Per l'occasione mi sono vestito veramente bene. Ho la pole in un video. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ormai si sa che su YouTube Italia le cose sono cambiate, non bene. Quindi oggi, come avrete letto sicuramente dal titolo, parliamo delle cose che vorrei che cambiassero su YouTube Italia. Questo video è in collaborazione col canale di Sorellina. Prima di iniziare vi ricordo di andare a iscrivervi al suo canale YouTube. Mi raccomando, che trovate sotto in descrizione, come trovate in descrizione tutti i miei social network. E oggi parliamo di YouTube, cioè... È un argomento che, sì, volevo trattare da tanto tempo e mi ci voleva proprio una collaborazione per fare un video del genere. Bravo Lorenzo, bravo, bravo. Direi di iniziare subito da una cosa che mi ha veramente lasciato un po' male. Non è una delle cose fondamentali che farei cambiare a YouTube dal punto di vista mio, anche perché a me, come ho detto e come ripeto, non mi interessa questo in questo momento. Sto parlando del fatto della monetizzazione. La monetizzazione è stata tolta a tutti i canali che non rispettavano dei certi requisiti. Avere almeno 1000 iscritti sul canale e più di 4000 ore di watch time. Ovviamente tra questi canali c'è anche il mio. Non che io sia arrabbiato perché non ho soldi, perché non ricevo soldi, introiti quindi dalle pubblicità. Sono arrabbiato perché YouTube ha preso molto in fretta una decisione che poteva essere pensata meglio. Ha portato delle polemiche che potevano, secondo me, essere risolte in maniera diversa. Secondo me, ragazzi, è sbagliato prendere decisioni troppo affrettate, ma come in tutte le cose, non solo per YouTube. Soprattutto perché molte persone vengono anche penalizzate. Chi apre un canale per la prima volta su YouTube deve raggiungere dei traguardi. Non è facile emergere ora come ora su YouTube. Un'altra cosa di cui volevo parlare, che vorrei che cambiasse: sappiamo tutti che YouTube Italia è una community e come tale tra i creator, comunque non tanto tra le persone che guardano i contenuti ogni volta, perché ci sono miliardi di persone, c'è un'infinità di persone che guardano ogni giorno i contenuti che vengono caricati dai creatori di contenuti. Io mi ritengo un creatore di contenuto perché vi sto portando una cosa su YouTube, quindi chi guarda i miei video comunque commenta, quindi mi dà comunque dei feed, delle risposte via commenti. Io sto parlando invece delle persone che creano i video. Non c'è l'aiuto che ci dovrebbe essere. Mi spiego meglio: ci sono persone che hanno tantissimi iscritti, sarebbe bello che anche i creatori, quelli un po' più grossi, aiutassero in qualche modo, non dico andando a casa della persona a montargli il video, dando dei consigli. Il problema principale è che comunque le persone pensano solo a se stesse, preferiscono solo al loro successo, non aiutano gli altri. Ci dovrebbe essere molta più collaborazione. Un'altra cosa che vorrei che YouTube eliminasse, o comunque proprio cancellasse, i canali delle persone che in continuazione ti vengono sotto i video e ti chiedono di iscriversi al loro canale. Il classico iscritto ricambio. Io spero che YouTube faccia qualcosa. L'ultima cosa veramente mi dà fastidio è la grafica nuova che hanno messo per le analytics di YouTube. Non so se le avete già viste, non so se avete avuto modo di entrare con il computer e vedere quando andate su analytics. Ogni volta che entro mi fa andare per forza su quella pagina. Ovviamente posso tornare a quella vecchia, però ragazzi, mi fa veramente veramente schifo, cioè bruttissima. È veramente fatta, non lo so, non male, ma è brutta veramente la grafica. Cioè è come essere su un cellulare, cioè io, ragazzi, sono su un computer, non sono su un cellulare, quindi distinguiamo le due cose: o uso il computer o uso il cellulare. La grafica che c'aveva prima YouTube era così bella. Per quanto riguarda l'interfaccia dei video, la home, quella mi piace, mi sembra più bella da vedere. Bene ragazzi, questo video, anche se breve, è finito. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like. Mi raccomando, andate a iscrivervi al canale di Sorellina, che trovate qua sotto in descrizione, e ve la lascio anche nelle schede. Trovate ovunque il suo canale. Mi raccomando, andate a iscrivervi al suo canale. Fa dei video molto molto belli, molto divertenti e molto interessanti. Quindi mi raccomando. E ovviamente mettete like a questo video e iscrivetevi qua sotto al mio canale. Io ragazzi vi saluto e come sempre, pucci a tutti!